mi portò come prima cosa non a vedere il lago, a vedere la libreria, che allora era legata ai laghi, dove scoprì poi che anche con l'aperto si trovavano libri che in altre librerie non si trovavano, perché poi negli anni era difficile trovare non Marco Tenza, il libro eccetera il pavese. Allora io andavo con la mia sposa spesso in questa libreria dove trovavamo anche in altre librerie non c'era purtroppo, ed era un punto di ritrovo allora della sinistra, che era molto pluralista, molto ideologica, no? E molto bizzarra e molto litigiosa. E quello che ho apprezzato in lei, a parte che mi riforniva dei miei autori preferiti, era che era una comunista, ma io ero socialista allora, con cui potevo discutere, tollerante. No? Riuscivamo a confrontarci, no? E allora si litigava anche sull'interpretazione di Karl Marx, socialisti comunisti, e ho trovato una comunista laica, no? Che allora era abbastanza rara. Quindi ho un ottimo ricordo di lei, a parte le letture, a parte l'accoglienza, e il fatto che lei è stata per i primi anni 60 un vero e proprio elemento culturale, potrei dire cosmopolita. Io ero anche socialisti svizzeri, no? Quindi direi che lei ha dato molto alla cultura politica, cosa che poi non si è più ripetuta. Direi che fu un centro di promozione culturale in cui tutta la sinistra comasca si ritrovava, ci davamo l'appuntamento davanti alla sua libreria. Ecco perché il mio ricordo, che ero molto giovane, è un ricordo importante di questa signora che ci dava una mano e anche dei consigli, perché era una buona lettrice, una buona interprete, quindi ne sono estremamente riconoscente ed esprimo il mio profondo dolore per la sua scomparsa, no? Anche se non ho smoglia, si dice, non morirà del tutto, perché il nostro ricordo vivrà per sempre.